Ciao ragazzi, ci sarebbe la via. Allora, molti si chiedono perché io nel video post partita di Modena Bari abbia parlato di un punto che vale come oro o di un pari che vale come una vittoria. Il motivo è presto spiegato, perché nel calcio non contano solo non contano solo i risultati, paradossalmente. Ma conta anche una condizione psicologica, una condizione psicofisica, ok? Naturalmente il Bari veniva da quattro sconfitte e un pari, ma non è una squadra così scarsa. Non è una squadra così scarsa. Abbiamo anche dei giocatori bravi a giocare a calcio, vi informo. È una questione di crollo psicologico che si è attivato dopo la mancata qualificazione in Serie A. Dopo la diaspora che c'è stata del Bari e quindi un ulteriore senso di impotenza anche per l'esonero di Mignani, che adesso è notizia ufficiale di adesso, che è diventato tecnico del Palermo. In bocca al lupo a Mignani, vi farò un video poi su Mignani. E quindi c'è stato un crollo, venendo meno anche uomini importanti, perché fra parentesi Puccino è un uomo importante del Bari. È un uomo della gestione Polito, è un uomo della vecchia guardia, è un giocatore che ha sempre giocato sulla destra, che ci mette il cuore e che infatti lui ha fatto questo gol del pari importantissimo. Immaginiamo se fosse finita in pari, sarebbe stato, se fosse finita in una sconfitta, sarebbe stato tremendo per il Bari, ok? Pesantissimo, pesantissimo. Quindi il pari sì, ci dà solo un punto, sì, bisognava vincere, ma meglio che perdere è. E comunque ci dà garra, ci dà psicologia, ci dà allora possiamo rifarcela, allora possiamo riprenderci una partita. Allora non siamo così scarsi, allora qualche possibilità ce la possiamo giocare. Allora magari poi non vi sto a dire qui che Dorval è un disastro come difensore e che tutti i gol che ha preso quest'anno il Bari, tutti vengono da disattenzioni di Dorval, vengono dalla fascia di Dorval, vengono perché Dorval si fa superare, vengono perché Dorval è una tenda, non fa ostacolo quando i nostri avversari mettono cross, sia che giochi a destra che a sinistra. Iachini l'ha spostato anche a sinistra, stesso disastro, di testa viene sempre superato e quindi Dorval non gioca, semplice. Giocano Ricci e Puccino, semplice. Molto molto semplice perché non gioca Dorval, perché Dorval è un disastro, è bravo in avanti come mezzala, come esterno, dovrebbe forse cambiare ruolo, ma come difensore non va bene, perché è diafano, gli avversari li passano attraverso, loro e la palla, e quindi è un pericolo, anche perché molti avversari avveduti e in Serie B gli equilibri sono precari, lo sanno, lo studiano, lo analizzano e giocano proprio su di lui ed è successo sicuramente. Ok? Aramu ha fatto vedere cose buone. Aramu ha fatto vedere cose buone. È un giocatore forte della Serie B. Mettetevelo in testa. È un giocatore che ci può aiutare, che c'ha tecnica, che c'ha controllo palla, che prende il fallo, che crea superiorità numerica pure con il fallo, che induce gli avversari a innervosirsi e noi prendiamo vantaggio psicologico, respiriamo, mettiamo aria nei polmoni. Anche Moracchioli è un giocatore importante, ma Iachini quando vede l'oro grezzo lo mette dentro, non ha paura, è coraggioso. Ha detto che non ha mai perso quattro partite di seguito, tre partite di seguito. Quindi era molto importante uscire da Modena con un punto. Visto che abbiamo subito anche un rigore ridicolo, un rigore che fa girare nella tomba quelli che hanno inventato il calcio. Ok, non si può dare quel rigore inesistente. E solo in Italia abbiamo questi rigori. Solo in Italia. Quindi a tutti i disfattisti, molti tifosi del Bari, shut up, perché pareggiare quella partita a Modena, col crollo che c'è stato, non era assolutamente facile. Abbiamo subito il rigore all'inizio del primo tempo, il momento peggiore, resistendo bene nel primo tempo. Ok? Quindi io direi brava la squadra per averci creduto, per aver preso questo pari. Bravi. E Colangiuli ci è piaciuto, è entrato bene. Insomma, la squadra ha iniziato a girare in un certo modo. Ha iniziato a girare in un certo modo. Quindi, Sibilio un po' nervoso, l'ha sostituito bene nei cambi. Iachini,
Però per questo motivo io dico che sono stato contento, perché non è da sottovalutare questo, no? Assolutamente, non è da sottovalutare. Poi, noi siamo il Bari, altro punto che mi viene detto, ma noi dobbiamo incontrare Cremonese Como. Bla bla, che ce frega? Che incontriamo Cremonese e Como, non è che incontriamo il Real Madrid e il Liverpool. Il Como all'andata si è spaventato a giocare col Bari, hanno esultato come se avessero vinto la Champions League dopo il pari. Ok? E non mi dite, ma era un altro, no, era questo campionato con gli stessi giocatori. Ok, la Cremonese abbiamo vinto a Cremona, ma era un'altra squadra, un altro... sì, ho capito, ma Cremonese e Como, ma chi sono, ragazzi? Solo perché stanno su in classifica, ok, ma il Bari non può temere nessuno. Quest'anno il Bari è stato messo sotto da Parma, Venezia, Palermo al ritorno. Questi direi, il resto niente, rien à faire, rien à faire. Può venire a giocare chiunque, siamo sempre il Bari. Se recuperiamo quello spirito, possiamo fare grandi cose, soprattutto con questo recupero di Aramo, che è un signor giocatore. Però non si può ragionare sempre di impatto, cioè un giocatore fa una cosa buona, addio, un giocatore... Non è via, cioè ho capito il carisma, ma il carisma parte dalla generosità e dall'umiltà che devono avere i giocatori stessi di riconoscere quando non stanno rendendo come ci si aspetta. Avete visto Ejumà prima di entrare in campo? L'avete visto? Che Yakini non sapeva più che ammettere perché Maita c'aveva il crampo ed è uscito, non sapeva più mettere. Hanno fatto entrare Ejumà. Gli Achini al suo secondo si sono spaventati. Ho fatto Madonna, lo devo mettere giù. Ma il secondo diceva: usa la testa, tensione, pressa, usa la testa. E giù, ma sì, e giù, ma usa la testa perché ogni volta che pigli la palla fai cazzate. Questo è quello che vi dico io. Quello che vi sto dicendo da mesi è quello che si è avverato. E giù, ma non vede più il campo perché non può vedere il campo. E giù, ma non può vedere il campo. E giù, ma ok, quello che vi dico si realizza. Semplice. Per questo il pari di Modena è proprio ossigeno nei polmoni, è salvifico perché avremmo potuto perdere ingiustamente perché il rigore è un delitto, è un'offesa al calcio, non si può dare un rigore del genere. E l'arbitro ha arbitrato male, ha arbitrato male domenica, un po' spostato verso il mo, pochino, però dai, forza Bari, cheers. Spero che abbiate capito e la mia opinione modesta sempre. Iscrivetevi al canale. Ciao, cheers.